Ciao a tutti, sono Kuro Lili e bentornati in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch. Nell'ultimo episodio abbiamo avuto alcuni problemi con degli yokai sudoriferi. Direi molto appropriato per questo periodo dell'anno, eh? La scuola è impazzita. Sì, non so se ve lo ricordate, ma abbiamo incontrato Sudon Sudon. Molto simpatico. E anche una persona molto calorosa. Che sta succedendo? Non sono qui! Sono scomparsi! Qual è il problema, Lilian? Già, perché sei così preoccupata? I miei compiti delle vacanze non sono qui! Devo averli lasciati a scuola! Cosa? Vuoi dire che sono rimasti lì dall'inizio dell'estate? Curioso che tu te ne sia accorta solo ora. Così non mi aiuti! Devo andare subito a scuola a prendere i compiti! Si è accorta alla fine praticamente dell'estate che i suoi compiti non sono a casa. Fantastico. Direi che è proprio me. Allarme yokai, c'è qualcosa qui. Vediamo chi è. E se mi manca. Eccolo. Mi manca? Chi è che sei tu? Che fuggi alla velocità della luce. Vieni, vieni qui. Mannaggia quanto... quanto cavolo è veloce. Ok, prendo lo stilo. No, prendo lo stilo perché così non ce la faccio, se no. Ok, vai, stilo. Mo non mi freghi più, amico. Ecco, l'ho detto. Dai. Ok, ci siamo. Vediamo chi è. Chikalama. Mi manca. Vediamo di catturarlo. Allora, gli diamo subito un onigiri. Oppure... Secondo voi quale cibo può piacergli? Patatine, ramen... Allora, mi avete detto che per capire qual è il tipo di cibo che devo dare allo yokai, devo essere di grado più alto. Però vabbè, intanto io provo a dargli... Diamogli un onigiri con la prugna. Vai, su, nemico. E poi li attacchiamo. Ecco, io voglio sempre nonno fame. E facciamo anche l'energy max di... Ecco, del nostro amico Dimenticap. Le palline! Ok. Vai, Dimenticap. Le modifiche di statistiche, ecco, vengono annullate. E nel frattempo Nonno Fame ci cura. Vabbè, non sto nemmeno ad usare l'Energy Max di Nonno Fame, anzi. Cerco di caricare quello di Canom. Taglio della cicala. Bravo, guarda che bravo Nonno Fame che cura! Mi piace tantissimo. Allora, facciamo che mandiamo in campo... Ah, niente. Stavo mandando in campo il nostro amico Gibanian al posto di Dimenticap. Però va bene così. Sono passata di nuovo con il rosso. Mi ero dimenticata che non lo posso fare. Mi avete detto di non farlo perché altrimenti viene fuori uno yokai gigante e mi uccide. La voglio proprio vedere questa. Ah, la scuola di Lilian. C'è molta calma qui oggi, vero? Beh, sono tutti in vacanza, sai. Questo posto è molto più grande di casa tua. E la tua classe è al secondo piano, dico bene, Lilian? No, è al primo piano, stanza 5-2. Dovresti saperlo. Oh, certo, da bravo valletto stavo solo controllando che te ne ricordassi. Beh, è meglio se ci fermiamo in sala professori prima. La sala professori? Davvero? Sì, ci serve una chiave. Le classi sono tutte chiuse durante le vacanze. Beh, di sicuro se spieghi la situazione ti daranno la chiave, giusto? Esatto. Incontra il prof Florio nell'atrio. Niente, non riesco a dire prof Florio tutto insieme. Tipo uno scioglilingua. Allora, da questa parte. Questa è la scuola di Lilian. Ma che bella scuola. Magari la mia scuola fosse stata così carina. Ecco il prof. Oh, che posso fare per te? Salve, avrei lasciato una cosa in classe e dovrei andare a prenderla. Molto male, signorina. Tieni la chiave. Vai a prendere le tue cose e riportala in fretta, va bene? Grazie per le chiavi, signor prof Florio. Grazie. Ora possiamo entrare in classe, andiamo. Ok, aula 5.2. Meno male che c'è la freccia, perché sennò io mi sarei già persa. Vabbè, comunque si vede 1.2, quindi sarà di sopra. Secondo piano. Penso che il 2 stia per secondo piano. Ah, eccola, 5.2. Ci siamo.
E i nostri compiti sono qui. Oh, Gibanian. Eppure ero sicura di aver lasciato tutto sotto il banco. Dovrebbero essere qui. Sì, trovati. Compiti extra. Oh, che sollievo. Il radar yokai. Usa lo yokai watch per trovare lo yokai nascosto, Lillian. D'accordo. Cosa ci fa uno yokai in classe? Baku. Quello yokai è caduto in mezzo alla stanza. Che strano modo di comparire, miau. C'è qualcosa che non va in questa storia. Ho fame, per favore, cibo. Che roba stramba è. Ehi, stai bene? Umani. Prendi questo, Fumisonno. Attenzione, Lillian. Ma no, ma hai appena usato Whisper come scudo. Stavo per dire, infatti. Oh, caio. Povero. Oh, si è addormentato. È colpa del fumo? Baku non sbaglia a bersaglio due volte. Con sua forza vi fa dormire. Bene. Mi sta molto simpatico questo Baku. Baku vuole combattere, non avevo dubbi. Vai, andiamo con il nostro trio delle meraviglie. Pronto, Gibanian? Vai. Gira. Vai, 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 Giba. E partiamo con furia zampettante. Zampettante, oh, non riesco a parlare oggi. Ho dei problemi. Ehi, perché Kanon è fuori uso? Dobbiamo purificarlo. Oh, cavolo. Allora, facciamo così. Facciamo così. E mandiamo il nostro Pester. Energy Max, sbrigati Pester. Dobbiamo essere molto veloci prima che muoia. Dai. No, l'ho fatto bruttissimo. Dai, Pester, resisti. Grande nonno fame che lo sta curando a bomba. Dai che è incantato. Forza, Pester. Taglio furioso. Purifica, sì. Vai, purificato. Ha funzionato? Non ha funzionato? Forse perché stava finendo il combattimento ormai. Oh, basta. Stai bene? Perché ci hai attaccato così senza mia motivo? A Baku dispiace, confusa. Baku ha fame. È una femmina. Hai fame? Aspetta, forse tu... Baku fa dormire le persone, poi Baku mangia i sogni. Le persone non ricordano i sogni al mattino perché Baku se li mangia. Ehi, se vuoi mangiare i sogni, che ne dici dei suoi? I suoi? Oh no, non mi mangerai con pane e cioccolato. È un po' agitato, ma... Baku mangia, Baku non può essere schizzinosa. Yeah. No, i sogni del povero Whisper. Sta troppo simpatico Whisper. Capisco, Baku ha fatto un bello spuntino con i miei sogni. Sì, non saporiti, ma riempiono. Baku, che ci fai a scuola? Baku, pessimo tempismo. Baku voleva scorpacciata di sogni di studenti annoiati. Sono tantissimi. Oh, capisco. Ti sei dimenticata delle vacanze estive, vero? Sì, ma tu hai aiutato Baku. Baku felice di incontrarti. Baku si scusa. Baku dona simbolo di amicizia. Che carina! No, ok, voglio Baku nel mio gruppo. Deve essere una di noi. Yay! Adesso la metto in party al posto del... Sì, no, non la voglio rinominare, ma la voglio in party al posto di Dimenticap. Non mi piace tanto Dimenticap. Oh, guardate il nostro medaglium. È stato attivato uno dei sigilli del medaglium yokai. La medaglia ottenuta è stata inviata al medaglium. Bene. Miau, wow, una medaglia yokai. Un altro amico yokai, ben fatto Lillian. Chiama Baku quando hai bisogno, Baku arriva in tuo aiuto. Lo farò, grazie Baku. Oh, si sta facendo tardi, dovremmo tornare a casa Lillian. Oh, è tardissimo. Baku fa ciao ciao. Carina Baku, dai, andiamo subito a metterla nel nostro party. Seleziona 6 medaglie per scegliere quali yokai combatteranno per te. Parla con Fiammocchio da Super Più se vuoi sostituire le tue medaglie yokai. Sì, lo vado a fare subito, oppure a casa, va bene.
Devo ricordarmi di dare le chiavi al professore, però, prima di andare via. Non possiamo andare via portandoci le chiavi. Ok. Professore, ecco a lei. Oh, guarda chi si vede, Lillian. Che ci fai qui? Sei in vacanza? Se si tratta dei tuoi compiti, sarò felice di aiutarti. Ma io veramente ero venuta a riportare le chiavi, però... Evidentemente ho pensato che fosse un po' troppo realistico il gioco. Chi si aspettava di fare amicizia con uno yokai nella tua classe d'estate? Cosa cavolo? Che succede? All'improvviso è tutto buio. Mia! Oh, ci picchia! Chi vi prende? Sembra che abbiate visto uno scheletro gigante! Whisper, dietro di te. Dietro di me? Tutt'osso? Mostro! Miau, scappiamo! Che cavolo, ma è uno scheletro davvero? Che cavolo era? Ah, cos'era? Perché era sul tetto della mia scuola? Era così enormemente, gigantemente, mostruosamente grande! Quella cosa creerà un sacco di guai se continua a gironzolare a scuola. Sei tu, Lillian? La cena è pronta, vai a lavarti le mani. La cena, di già, va bene. Sembra che dovremo parlarne più tardi. Goditi la cena, sì, va bene. Anche se prima voglio mettere il mio nuovo yokai nel party. Ok, allora, collezione, andiamo a mettere la nostra Baku, scegli, ecco qua. No, Sudon Sudon ne faccio anche a meno, sinceramente, non mi piace molto. La mettiamo al posto di Dimenticap. Esatto. Sì. Sì. Perfetto. E invece vedo che dovremmo mettere Sudon Sudon, visto che è rango C. Vediamo al posto di chi possiamo metterlo. Io lo metterei al posto di... Pester? Cosa ne dite? Non è che mi faccia impazzire proprio Pester, eh? Dai, mettiamolo al posto di Pester. E cerchiamo di mettere vicini quelli che comunque hanno più interazioni insieme. Ad esempio loro due. E poi gli altri, vabbè, gli altri sono tutti diversi quelli che ho, quindi per ora li teniamo così. Eccoci qui per la cena. È ora di cena, mettiti a tavola, ok? Sì, mamma. Oddio. Tocca il pulsante al momento giusto, buon appetito. Tocca quando il cerchio di luce copre il bordo del piatto. Potresti ricevere un premio per aver mangiato tutto senza commettere errori. Che figo, ok. Giusto? Che buon profumo. Vabbè dai, è abbastanza semplice, no? Dobbiamo fare una specie di combo? E la madonna, Lilia, quanto stai mangiando? Magari potessi mangiare anch'io tutta sta roba. Senza diventare una foca. Ups, ho sbagliato. Sto diventando troppo frettolosa. Niente. Ragazzi, mi devo concentrare per mangiare. Ma guarda te. Oh! Abbiamo quasi finito tutto. Vai. 27 di 30. Eh sì, ho sbagliato qualche volta, mannaggia. Potevamo fare perfetto. Prossima volta faremo perfetto. Ho ottenuto in guardia. Cosa vuol dire? Cioè, posso ottenere delle abilità particolari mangiando bene? Se quella cosa che abbiamo visto a scuola è davvero uno yokai, dovremmo diventare più forti per batterlo. Che vuoi dire? Dobbiamo fare amicizia con degli yokai più forti di quelli incontrati finora. Il problema è che gli yokai più forti sono bravi a nascondersi. Per trovarli dovrai potenziare il tuo yokai watch. È un'ottima occasione per dotare il tuo orologio di nuove funzionalità. Potenziare lo yokai watch? Ma come? Beh, ovviamente dovremmo fare visita all'ora di Vitaliano. Non c'è posto migliore di un negozio di orologi per migliorarne uno, no? Parlando di tempo si sta facendo tardi, sarà meglio andarci domani. Buona idea. Buonanotte, Whisper. Quindi siamo finalmente arrivati all'upgrade di cui mi parlavate tanto? Beh, di sicuro mettendo Sudon Sudon ho fatto cosa buona, visto che è di livello un po' più alto. Sogni gustosi! Ehi, cosa stai facendo, Baku? Baku carina, non mangiarmi i sogni. E vabbè, non ci ricorderemo niente.
Bene ragazzi, io direi che continuiamo il prossimo episodio la prossima volta, dato che dovremmo potenziare il nostro Yokai Watch e finalmente potrò riuscire forse a distinguere i cibi che preferiscono i miei yokai. Questo gioco comunque mi piace veramente sempre di più, lo trovo adorabile, mi piacciono molto le atmosfere e si vede veramente tanto che c'è il tocco di quelli di Ni no Kuni. Me lo ricorda molto. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo episodio e vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti!